post partita di Roma-Juve, attenzione, attenzione, io quando ho visto 1-0 ho detto se questi hanno vinto già lo scudetto oggi. Qua a Milano già c'erano tante persone con il clacson e invece la Roma davvero ha cacciato le palle oggi. Tanto di cappello alla Roma, non è facile rimontare il gol alla Juve quando va in svantaggio, ne ha fatti tre. Ha fatto davvero una partita di carattere la Roma, di qualità. Tanti giocatori davvero sopra le righe, tanti grandi giocatori. Io della Roma adoro personalmente Nainggolan, davvero strepitoso. Che giocatore è Nainggolan, magari averlo all'Inter. Della Juve il primo tempo mi era piaciuto, ma manco così tanto comunque. Vedevo nell'aria che non era un po' la stessa Juve di queste ultime partite, forse anche un po' perché Allegri con le sue scelte un po' più conservative secondo me ha tolto un po' troppa di qualità. La Roma quindi ha risposto colpo su colpo. L'azione del primo gol della Juve è bellissima, Higuaín ha fatto con la sponda là al volo per Lemina, e l'ho detto da quel momento in poi, ho detto hanno vinto, hanno già festeggiano lo scudetto, già tutto fatto. Tant'è vero che qua a Milano, voi non avete idea di quanti juventini ci siano qua a Milano, c'erano tanti che già con i clacson in giro. E invece la Roma, oh, tanto di cappello la Roma, tante belle azioni. Buffon oggi, insomma, non è stato granché. Buffon, tutt'altro, nel primo gol una respinta davvero brutta, secondo me poteva accompagnare meglio il pallone fuori, invece ha respinto malissimo il pallone sul gol di De Rossi. Anche sul gol di Nainggolan è vero che tira una cannonata, però sul primo palo, voglio dire, quindi non è stato impeccabile. Anche sul gol di El Shaarawy, un colpo da biliardo che però arriva da lontano, il tiro sembra anche abbastanza lento, è stato angolato. Quindi diciamo che tutta Italia, tolta la Juve, stasera un po' di goduri, anche se io da interista godo relativamente. Uno, perché la mia squadra fa cagare. Due, perché lo scudetto lo vincerà la Juve la prossima settimana, sicuramente col Crotone, sicuramente. E credo che comunque questa partita abbia pesato un po' nelle scelte di Allegri, sia perché avete la finale di Coppa Italia, sia perché avete la finale di Champions. Quindi credo che non ci sono da fare allarmismi, onestamente, per la Juve. Però non si sa mai, tenere sempre gli occhi aperti. Quindi vedremo un po' che succederà. Domani per gli amici nerazzurri farò un altro video un po' più a freddo sulla nostra situazione. Parliamo ancora un po' davvero della nostra croce, che davvero fa soffrire ormai, e basta. Domani farò un altro video e poi ci avvicineremo alla finale di Coppa Italia della Juve, vedremo un po' come andrà tutto il resto. Quindi ragazzi, un saluto a tutti, ci sentiamo domani, a presto, ciao.